Grida sempre ad alta voce, questa è casa mia, e puoi farlo da Bagnaria fino a Pavia. Grida forte che ti sentano fino a Breme, che la voce arrivi fino a Valle Salin bene. Perché dillo non si batte, stateci vicino, come fanno anche gli amici di Vistarino. Qui vi tiene compagnia solo gente alla mano, che potete anche seguire da Novara a Milano. Cilavegna, poi Tromello fino all'Andriano, Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottopiano. Quindi ora fa un sorriso che si comincia, gireremo insieme tutta la provincia. Carissimi a tutti voi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Dillo in Tour. Sono tornato a Casorate Primo, perché oggi qua è un giorno veramente importante. Si festeggia Sant'Antonio e qui è una giornata davvero speciale, con tanti animali, tante cose buone da assaggiare, ma soprattutto un clima festoso che ci tenevo davvero a condividere con voi. Quindi benvenuti a Casorate Primo. E allora vi ripresento Gian Antonio Combi della Contrada di Sant'Antonio. Ciao caro, sono tornato. Ciao Alessio, bentornato. Oggi... sono tornato perché oggi è una giornata speciale per Casorate Primo. Sì, meteorologicamente perfetta. No, oggi festeggiamo il nostro santo con le nostre manifestazioni, che comprendono, come tu sai, il pranzo in contrada, e fra un po', verso le 3, cominceremo la benedizione degli animali. Ci sarà la sfilata verso la chiesina, sfilata degli animali, sfilata dei cavalli, sfilata dei trattori. Quest'anno poi, se posso, abbiamo una tantum, un battesimo speciale, perché è stato creato nell'ambito della nostra contrada un gruppo motociclistico, il St. Anthony Bikers, e anche loro non potevano esimersi dal battesimo, certo, davanti alla nostra chiesina. Ecco, perché oggi i veri protagonisti di questa giornata sono proprio gli animali. Ne vedremo di ogni, dai cani ai cavalli, i mezzi agricoli, i trattori. Insomma, è una giornata, l'abbiamo detto, molto importante, ma poi soprattutto anche perché il ricavato poi di queste giornate è dedicato a un simbolo al quale voi tenete molto. Certo. Tutti i ricavati delle nostre manifestazioni vengono impiegati per il mantenimento, i restauri e l'abbellimento della nostra chiesina. Più ogni tanto capita che per eventi eccezionali facciamo delle deroghe al nostro statuto e devolviamo anche delle offerte per terremoti, organizzazioni umanitarie, eccetera, eccetera. Bravi, complimenti, ed è uno dei motivi che molto spesso mi riporta proprio a Casorate Primo. Allora io vado a conoscere un po' dei nostri amici appunto della contrada e poi cominciamo a tutti gli effetti con la benedizione. Benissimo, siamo pronti. Grazie mille, ciao. Grazie, ciao. A te, ciao Alessio. Ma qui la contrada di Sant'Antonio è già al lavoro in attesa dell'inizio della celebrazione, e ovviamente lo fa con del buon cibo. E allora vado a presentarvi un po' di amici. Tu sei? Patrizia. Giovanna. Rosanna. Allora ditemi un po' cosa avete preparato di buono. Tantissime cose buone. La cassola, la polenta, cotechino con le lenticchie, trippa e risotto con la carne del maiale. Questa è la benedizione di Sant'Antonio. Brave. E poi continuiamo al reparto salamelle, come se non bastasse abbiamo Natalino. Bravo Natalino, qua si griglia. Sì, si griglia, si mangia le salamelle belle grigliate, e sono buonissime. Bravo, vedi, poi c'è il sorriso che è il plus. E per concludere vi presento Antonio, che sta preparando Vin brûlé. Il vin brûlé, bravo. Senti, concludo con te e con questa bella immagine del vin brûlé, neanche a dirlo. Però complimenti a tutti, perché siete in tanti, tutti in giro ad operare, bravi. Grazie. Adesso però facciamoci seri, perché è il momento della benedizione. Andiamo. Ed eccoci in compagnia di Don Tarcisio Colombo, che tra un po' procederà con la benedizione, insomma, degli animali, un evento che Casorate aspetta sempre con tanta enfasi e tanto entusiasmo.
Beh, è un po' l'inno alla creazione, il Papa ha scritto un'enciclica ricordando la creazione e la cosa importante è che dagli animali e da tutto si risalga il creatore, quindi diventa un momento in cui rendere grazie al buon Dio di tutte le cose belle che ci dà e ripeto, dagli animali soprattutto poi ricordarci invece delle persone e del Padre Eterno, del creatore che ci ha dato tutte queste cose belle. Le campane suonano a festa, vuol dire che è tutto pronto per cominciare. E dopo gli animali domestici pensavate mica che fosse finita, ma che adesso arrivano i cavalli. Non ci mancano che i mezzi motorizzati, eccoli che arrivano. Insomma, come potete ben immaginare, questo è un momento molto importante. Anche benedire i mezzi agricoli sta a portare ancora maggior significato alla festa di oggi, che sia un anno positivo per tutti coloro che lavorano la terra, i campi, e quindi insomma questa benedizione è anche un segno ben augurante per questo 2016 che comincia. E per concludere le moto, eccoli qua. Ed eccoci giunti al momento forse più importante, ovvero l'accensione del falò di Sant'Antonio. E con il falò di Sant'Antonio che arde alle nostre spalle, noi salutiamo Casorate Primo. Come al solito, una bellissima manifestazione. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao cari!